Per il film di oggi parliamo di Straight Outta Compton. Straight Outta Compton è un film del 2015 che racconta la storia degli NWA, ovvero uno dei gruppi hip hop che ha cambiato la storia a partire dalla fine degli anni 80. Era il gruppo di cui facevano parte Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren e DJ Ella. Nel film si racconta come da Compton, che è un quartiere nella zona sud di Los Angeles piuttosto malfamato, si sviluppa una delle band che poi sarà influente in tutti gli Stati Uniti e non solo. E da cui poi parte il successo di Dr. Dre, che lo ha reso negli anni uno dei produttori più affermati e anche più ricchi al mondo. Big knowledge. Quartiere, che è non esattamente il posto più bello dove nascere e vivere, è dominato dalla violenza, dallo spaccio di droga, dalle gang e anche la polizia che interviene, come dire, senza guardare in faccia nessuno. Come vedono un nero fuori dalla porta, lo sbattono in terra e gli mettono le manette o cercano di trovare qualcosa, come se fosse uno spacciatore a prescindere. E lì, in questo contesto, Dre, che passa le giornate ascoltando dischi, cercando di mixare, cercando di guadagnarsi da vivere come DJ, quando ancora non è che fosse proprio considerato una strada possibile. Era il suo modo di uscire dalla violenza. E Dre, che era amico di Ice Cube, che scriveva testi e cercava di iniziare a rappare ai tempi della scuola, e convincono Eazy-E a investire nella musica. E di lì si sviluppa poi la storia, che è un po' quella che conosciamo. Are we finished here? We got a show to do. Quello che ci interessa a noi è capire quelle che sono le dinamiche legate al mondo hip hop, alle etichette discografiche, a come si vede in alcuni tratti nel film, come si sviluppa la produzione, il momento in cui le case discografiche, se beccavano il pezzo giusto, vendevano un sacco di... Però anche non è detto che questi diritti fossero ripartiti agli autori, anche perché le case discografiche si assumevano anche dei grossi rischi, soprattutto con un gruppo che faceva i suoi bei casini. Yo Dre, what up? I got something to say. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. Entrando nel merito del film, la colonna sonora corrisponde al terzo album in studio di Dr. Dre, ovvero Compton, oltre ai singoli, quelli storici, che hanno fatto i successi dei primi album degli NWA e della Ruthless Music. Alcune criticità hanno accompagnato il film sin dalla produzione e anche quando poi è uscito nelle sale, con un enorme successo sia di pubblico che di critica. DJ Ella e MC Ren si sono lamentati su Twitter pubblicamente del fatto che non sono rappresentati come sarebbe stato giusto dal loro punto di vista, ovvero che il loro contributo è stato ben maggiore di quello che appare nel film, dove sono sostanzialmente due festaioli e poco più, nonostante avessero comunque il loro ruolo importante. Così come a maggior ragione i personaggi negativi si sono lamentati anche per vie legali in un caso o con alcuni incidenti che hanno portato anche a delle vittime nel caso di Suge Knight, che non era vero che loro fossero comunque dei criminali o che si fossero approfittati del successo delle NWA. Ci sono le cause ancora in corso e stabiliranno la verità. Il punto è che in questi casi la storia la scrivono i vincitori. Il film è stato prodotto da Dr. Dre, da Ice Cube e dalla moglie di Eazy-E. Ovviamente non è possibile raccontare tutto. E poi ci saranno sicuramente degli elementi che sono resi più in virtù della finzione del film e altri fatti realmente accaduti. Quella che emerge è sostanzialmente la versione dei fatti di Dr. Dre e Ice Cube. Il film è stato un grande successo, è stato acclamato dalla critica. È adesso disponibile in lingua originale con i sottotitoli anche su Netflix, quindi possiamo evitare di sentire questa roba qui che non ha veramente senso. Era fichissimo, bello, grande! Dope è la parola che sarà detta centinaia di volte in tutto il film. Dope, sì, ok, bello, figo, forte, bomba, ma è anche a che fare con la droga, e quindi questo è il senso di questo uso del termine che adesso poi si ritrova in qualsiasi tipo di commento su Instagram.
È ovviamente un film da vedere in lingua originale, anche perché poi riesci a vedere anche quelle che sono le parole, i testi delle canzoni, che non è che siano così edificanti, insomma si parla veramente di droga, sesso, violenza, sparatorie, però rappresentano la vera essenza del genere che poi è stato chiamato gangster rap e di quella è stata la sua influenza nella cultura americana. Il film va direttamente a connettersi con il documentario The Defiant Ones, dedicato alla vita di Dr. Dre e Jimmy Iovine, ma di questo però ne parliamo un'altra volta. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!